Che bello, benvenuta, benvenuta, benvenuti. Grazie, grazie. Perché lui non è lo sposo, ovviamente, ma è Regina, ciao. È mio papà. È il papà, raccontaci bene. Prego. Buonasera a tutti, mi chiamo Queen, tutti mi chiamano Regina, vengo dalla Nigeria. La mia presenza oggi è un augurio per tutti quanti, quelli che hanno lasciato il loro paese, che sono venuti in Europa senza nessuno, senza famiglia. Come te. Come me, come ho lasciato anch'io. La fortuna, ho trovato le persone buone, ho trovato il commissario d'amore. Il come commissario papà d'amore, la persona buona. E lui un po' si schiarisce. Perché? Che ha fatto il commissario? Ce la racconti lei, buonasera. Buonasera, io ho fatto, è la normalità, cioè il matrimonio di Regina non è importante per la mia presenza, è importante per la nascita di una nuova famiglia. Per me è stata la normalità, cioè condividere questo percorso, questa strada, tendere una mano alle sofferenze che non sono sofferenze che molto spesso neanche conosciamo, no? Quando vediamo qualcuno fermo al semaforo di strada a lavarci il vetro o a raccogliere i pomodori, noi non sappiamo dietro di loro cosa c'è davvero. Questo è stato quello che... Che cosa è successo? Che quando Regina è venuta qui, sì, in Italia, appunto aveva circa 13 anni. 13 anni, nel 98. Insomma, rischiava, no? Rischiava, certo, parecchio. Certo. Allora, cosa ha fatto Antonio D'Amore? Si occupava di minori. Sì, mi occupa ancora di minori. Si occupa ancora di minori. Però allora, insomma, l'ha un po' inglobata nella famiglia, l'ha fatta diventare una di famiglia. Lui ha moglie, due figlie. E quindi, insomma, le ha fatto frequentare, cioè, casa. È entrata. Pian piano è diventata, sì, una di voi. Ecco perché lo chiama papà adesso. Sì, sì, sì. È una sorella per le mie figlie e la mamma per mia moglie. E era una comunità nel 98 dove io mi recavo per l'ascolto di minori vittime di abusi sessuali o di maltrattamenti, era gestito da alcune suore, mi accorsi della presenza di questa ragazza minuscola con gli occhioni grandi. Solitamente quando io vado in questi centri, in queste comunità, vengo attirato un po' dalle storie di questi bambini, perché è sempre una comunità che non può dare l'affetto che può dare una famiglia. Mi sono rivolto alla suora chiedendole cosa le fosse successo. E Regina, rivolgendomi a Regina anche con delle caramelle, no, come facevo con altri ragazzi, vedevo molta diffidenza. Sono passati un po' dei mesi, io continuavo a fare le mie indagini sempre presso lo stesso istituto, e vidi che Regina pian piano si apriva, anche con... non parlava bene l'italiano, si è aperta, ha iniziato a raccontare il suo vissuto, era un luogo che veniva frequentato anche dalla mia famiglia, perché nella stessa struttura ci sono stati due bambini che poi sono stati adottati da mia sorella, quindi sì, due gemelli, e di conseguenza era nostra abitudine come famiglia far trascorrere delle vacanze con noi. La suora, suor Renata, persona eccezionale, mi disse: Amelia, nome di mia moglie, portatevi Regina. E Regina venne a passare il Natale nel 98 a casa nostra, integrandosi con Chiara e Francesca, che erano allora molto piccole. Ecco perché il 22, quando Regina si è sposata con qui presente, c'è lo sposo, Daniel. Ciao Daniel. Parli un po' di italiano, un po'. English. What do you think about him, about the father of Regina Queen? It's not really easy. Non è facile. It's not really easy, but I thank God for this great privilege today. Sì. And I also say a big thank you to the Italians. A tutti gli italiani, grazie. Yeah. In particolare a te. Io penso che la particolarità non sta in quello che ho fatto io. La particolarità sta, come ho già detto, nella nascita di una nuova famiglia. È questo che io tengo a precisare molto. Però è bello vederla accompagnare all'altare. Rivediamo, Salvatore, sì, perfetto, il momento in cui entrate lì in chiesa con il commissario che accompagna Queen. Che ne dite voi? Vi ho visto con gli occhi lucidi. È una cosa bellissima, romantica,
E poi, ecco, quando io vedo un uniforme, no? Una divisa che aiuta le persone, le coinvolge in quello che siamo noi, ecco, questa credo che sia la funzione più importante. Certo. Ecco, questa è la cosa... Ne abbiamo sempre più bisogno. E ne abbiamo sempre più bisogno. Le famiglie di Daniel e tua, Regina, si conoscono, no, in Nigeria? Sì. E com'è andata? Ha chiesto la mano? Com'è lì il rito? Sì, la famiglia di Daniel è andata, sono andati a casa miei, perché io purtroppo non ho più i genitori. Sono andata a chiedere la mano a mio fratello, perché in Africa è così si fa, è una tradizione che... la parte dello sposo va a casa della sposa a chiedere la mano, quindi ha chiesto là, anche in Italia, perché gli va a chiedere la mano anche secondo papà. Evviva gli sposi! Grazie. Commissario, lei ci ha veramente emozionato, perché si vede che c'è proprio tanto amore da dare, tutti i bambini di cui vi occupate. Il 4 giugno sarà la giornata contro gli abusi ai minori, quindi per questo, anche per questo, oggi siete qui. Grazie. Grazie.